Io sono Sam e sono content creator del blog Instagram Pranzo a Konoha, nonché in questo caso curatore della mostra Itadakimasu, piccole storie nascoste nella cucina degli anime. Vogliamo portarvi a vivere in questa mostra Palazzo della Meridiana, pronta fino al 28 gennaio, per cui vi aspettiamo numerosissimi, quelle che sono le piccole storie nascoste che legano il mondo dell'animazione al mondo della cucina giapponese, ricostruito nella maniera più autentica possibile, anche con l'aiuto e il consiglio di tanti amici giapponesi che ringrazio profondamente. E dunque, l'animazione in Giappone non è un qualcosa che si rivolge ai bambini, ma è un prodotto artistico e culturale di altissimo livello a cui lavorano grandi maestri per tutta la loro vita. Per cui quello che troviamo negli anime è veramente arte e cultura, e i piatti che spesso vengono presentati, e da italiani, soprattutto genovesi, sappiamo quanto è bello mangiare e quanto è bello amare il nostro territorio. I piatti hanno sempre una grandissima storia dietro, per cui con la mostra vogliamo portarvi in 5 tappe diverse dell'anno in Giappone per scoprire un po' quali sono questi segreti dei piatti con cui tanti ragazzi giovani tutti i giorni ormai si confrontano sfogliando i loro manga preferiti o guardando i loro anime del cuore. È una propensione che noi abbiamo come Vertigo Syndrome a fare delle mostre diverse, quindi mostre che siano non il solito tema, ma ci sforziamo proprio di farci venire in mente delle idee un po' fuori dal seminato. Nasce da un incontro con Sam, che era venuto ospite ad alcuni eventi collaterali che sono una caratteristica proprio delle nostre mostre, per un'altra mostra yokai dedicata alle antiche leggende dei mostri giapponesi, con l'incontro invece con 30 editori Silvia Casini, che avevano già affrontato con questo libro dedicato alla cucina di Miyazaki questo tema. Quindi la mescolanza di questi ingredienti ha portato a questa idea, e noi abbiamo deciso di produrla, insomma, con grande entusiasmo, fra l'altro qui a Genova, che secondo me è una città che è veramente pronta per questa cosa, e è anche una sfida, insomma, una sfida, e l'idea è appunto questa, di mescolare tante cose. Ha un piatto preferito? Ma ne sto scoprendo tantissimi, anche oggi poi ne assaggeremo qualcuno, ma gli onigiri che fa Sam secondo me sono la cosa più bella. La mostra nasce dalla Cucina Incantata, che è stato edito da Trenta Editore nel 2021, ha avuto un successo incredibile ed era forse uno dei primi che raccontava la cucina degli anime in maniera diversa. Abbiamo colpito un pubblico trasversale, perché è vero che piace ai giovani, ma in realtà c'è un pubblico infinito. Abbiamo scoperto nei vari incontri che è molto seguita, e insieme a Vertigo adesso abbiamo realizzato questa mostra, che in realtà appunto è un'evoluzione dalla Cucina Incantata. Ha voluto dedicare spazio a dei momenti conviviali giapponesi molto tipici. Oggi inauguriamo una grande avventura, Itadakimasu, curata da Sam Nazionale e Silvia Casini, una mostra giovane, diversa, tutta sul mondo giapponese, che cercheremo di unire al mondo della nostra regione, della Liguria, con tante sorprese. La mostra è un viaggio sulla cultura giapponese. Io non mi soffermerò troppo sui dettagli, perché i curatori hanno fatto un lavoro eccellente. Però consiglio ai visitatori di venire a fare questo grande piccolo viaggio all'interno delle sale di Palazzo della Meridiana per viversi in maniera diversa il Giappone.